Un momento di confronto nell'assemblea pubblica di Confindustria Crotone, aperta alle istituzioni per parlare delle infrastrutture del crotonese che devono essere reale volano di sviluppo del territorio. Un binomio tra territorio e imprese dunque per diminuire il gap tra nord e sud. Erano presenti il presidente di Confindustria Crotone Mario Spanò, il presidente della provincia di Crotone Sergio Ferrari, l'assessore al turismo del comune di Crotone Maria Bruni e il responsabile area Crotone dell'autorità di sistema portuale dei mari Tirreno, Meridionale e Ionio. Confindustria cerca di fare un lavoro a 360 gradi. L'impegno è notevole, noi vogliamo delle imprese sane, vogliamo un territorio sano perché riteniamo che il binomio sia territorio e imprese. Con delle imprese sane, un territorio accogliente, probabilmente ci può essere lo sviluppo per quanto riguarda sinceramente il nostro territorio. È normale che lo sforzo è uno sforzo notevole, non è semplice, ma ce la stiamo mettendo tutta. Siamo fiduciosi perché finalmente abbiamo un aereo che ci collega a Roma, stiamo affrontando tutti i lavori per quanto riguarda l'aspetto del porto, le infrastrutture stanno andando avanti, e di conseguenza riteniamo che oggi ci siano le condizioni veramente per poter fare una svolta. Noi dobbiamo ridurre quello che è il divario tra il nord e il sud deve andare avanti, dobbiamo raggiungere gli stessi obiettivi ma dobbiamo essere messi nelle stesse condizioni. Bisogna fare un cambio di passo, bisogna cambiare, le amministrazioni devono essere con noi, i cittadini devono essere con noi, dobbiamo essere tutti coesi perché non è una battaglia che si vince da soli. Si vince solo ed esclusivamente se effettivamente siamo uniti, ma uniti e dobbiamo essere forniti di grande spirito di sacrificio perché per raggiungere gli obiettivi sicuramente non è semplice, ma oggi, ripeto, ci sono tutte le condizioni. Il 2023 è stato l'anno della ripartenza per il porto di Crotone, come dichiarato da Alessandro Guerri, dell'autorità di sistema portuale. È stato un anno chiave, l'anno possiamo dire della ripartenza, sono state avviate le progettazioni di ciò che fu adottato con la pianificazione della TF, quindi il nuovo molo foraneo dove verranno ricevute le crociere in futuro, il banchinamento della spiaggia delle Forche che poi dovrà essere anche capace di ricevere il dragaggio e la riparazione del molo Giunti che ormai da tanti anni era danneggiato fortemente. Quando inizieranno i lavori del waterfront? Inizieranno, se mi dice quelli del Porto Vecchio, il 31 ottobre apriremo le buste delle offerte ricevute per l'aggiudicazione dei lavori, quindi poi si sa, ci possono essere ricorsi, però se tutto fila a regola si potrebbe pensare ottimisticamente anche di fare la consegna del cantiere anche prima della fine dell'anno. Invece per quanto riguarda i lavori di dragaggio? Per il dragaggio siamo ancora a una fase preliminare, ma comunque la macchina si è mossa perché sono state già pianificate le caratterizzazioni, il piano di caratterizzazione è stato redatto, è in corso di approvazione da parte di ARPACA, seguirà ISPRA. È già stata però fatta la gara sui costi, quindi una volta definiti i punti di prelievo la società che li eseguirà è già stata individuata e ha i costi individuati, quindi quello è il primo punto e il primo passo è stato fatto, poi si tratterà di fare un progetto di dragaggio, ma in quello io conto che si possa fare però un intervento limitato all'imboccatura sui primi 2 metri di sabbia che magari sono meno inquinati di quelli dei dati storici dell'inquinamento del fondo di Crotone, perché è vero che è 20 anni che comunque le attività industriali altamente inquinanti si sono interrotte. Quindi quali sono le novità da sapere circa questo porto di Crotone di cui si parla ormai da anni? Le novità sono 4 principali interventi di infrastrutturazione di tutta l'area portuale che sono stati presentati nei mesi scorsi, quindi si va dalla progettazione per alcuni alla fase esecutiva, che indubbiamente tutte queste infrastrutture non faranno altro che agevolare anche quello che è il percorso e lo sviluppo sia economico che turistico, che ovviamente sono strettamente legati tra di loro. A novembre ospiteremo nella nostra sede l'assessore regionale Rosario Verì ed il dirigente Paolo Praticò.